schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi, da fare da soli, è un after patch, quindi funziona adesso, funziona insomma, per farvi capire. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un veicolo CEO, quindi dobbiamo diventare CEO, come avete appena visto, e richiedere un veicolo CEO, non so, la Jeep, il fuoristrada, quello che cazzo volete voi, basta che comunque sia un'auto, non richiedete elicotteri perché sono inutili insomma. Una volta che avete fatto questo, vi avventurate verso la base operativa con il vostro veicolo della SecuroServe e lo mettete qui ragazzi, lo mettete vicino al pallino giallo. Una volta che l'avete messo qui, dovete andare in strada e recuperare un'auto di strada. Vediamo se recupero sta moto. Oddio, lui l'ho preso. Allora, vediamo. Forse la moto non è buona, infatti la moto non è buona ragazzi, perché questa qui è una moto di lusso, quindi non entra in garage. Cerchiamo un veicolo, comunque lo potete fare anche con le moto, se vi trovate meglio con le moto si può fare tranquillamente. Cerchiamo un veicolo, cerchiamo un'auto che non sia una carretta insomma, che vada leggermente veloce. Questa che cazzo, sì, ciao col carrello dietro ragazzi. Vediamo di non trovare una carretta, dai. Ok, prendiamo questa, ci arrangiamo. Quindi una volta che abbiamo l'auto di strada, oddio, non è che sia tutto sto granché pure questa, però vabbè. Ci dirigiamo verso la base operativa, scartiamo le guardie, qui dobbiamo scartare la polizia per forza. Io c'ho la polizia, quindi mi marcano a uomo proprio. Vabbè, eliminiamo le guardie. Cercate di non avere veicoli personali in giro, io qui ho il mio veicolo personale e adesso lo vado a distruggere, però comunque cercate di non avere veicoli personali in giro. Non so se possa influire sul glitch o meno, però comunque io l'ho distrutto, diciamo, ho evitato di avere veicoli personali in giro. A questo punto ragazzi, ci dirigiamo verso la base operativa, facciamo comparire base operativa piena, tasto PS e ritorniamo in game. Allora, qui dobbiamo aspettare che ci compaia il pallino giallo ragazzi. Quando compare il pallino giallo ci avviamo dall'altra parte della base operativa e dobbiamo fare questo lavoro che avete appena visto. Appena fuori dalla base operativa, cioè qui, adesso vi faccio vedere. Appena vi vedete leggermente fuori dalla base operativa, dovete premere il tasto cerchio. Andiamo a vedere come, ragazzi. Quindi partiamo. Cerchio. Come avete visto, appena stavo in sospensione, ho premuto il tasto cerchio. Dopodiché premete il tasto X, ragazzi, per accettare il messaggio di base operativa piena. E vi dirigete verso la base operativa. Entrate nella base operativa, ragazzi. Quando siete entrati dentro vi chiederà di sostituire un veicolo e ovviamente non sostituite e uscite dalla base operativa. Quando state uscendo ragazzi dovete spammare triangolo in maniera tale da poter salire sul veicolo, come avete appena visto si vede per una frazione di secondo. Quando siete sicuri e avete ascoltato che è salito sul veicolo, premete il tasto X
e vi allontanate dalla base operativa. Vi suicidate, ragazzi, perché altrimenti si bugga, quindi ricordatevi di suicidarvi. E richiedete il veicolo che volete duplicare. Tutto il resto, ragazzi, è come sempre. A questo punto andremo a richiedere il veicolo che vogliamo duplicare. Mi raccomando, ragazzi, duplicate solo auto custom. Mi sono rotto i coglioni di ridirvelo ogni santa volta e poi mi scrivete nei commenti: c'ho il blocco dei 50.000. Il blocco dei 50.000 vi viene se duplicate auto di lusso. Le auto di lusso non le potete vendere. Quindi, ragazzi, mettetevelo in testa, non dovete duplicare auto di lusso, non dovete duplicare auto di San Andreas Superauto, perché comunque avrete il blocco. Non è un blocco giornaliero, ma è il blocco dei 50.000, ragazzi. Quindi a questo punto l'unico consiglio io che vi posso dare è duplicare auto di Bennis. Qualunque auto di Bennis va bene, anche quella più scrausa, l'importante è che sia di Bennis. Quindi ragazzi, vi cercate una posizione ottimale per poter fare il teletrasporto. Come vedete, dovete bloccare le portiere, dopodiché aprite il pad, vi dimettete da sicuro serve ovviamente, diventate presidenti del Motorcycle Club, aprite nuovamente il pad, fate rimanda veicolo in deposito e allo stesso tempo dovete premere triangolo per teletrasportarvi insieme, X e triangolo quando siete sulla opzione rimanda veicolo in deposito. Quindi a questo punto potete entrare tranquillamente nella base operativa con il vostro veicolo duplicato, ragazzi. Il glitch è semplice, questo è l'unico after patch per il momento funzionante, quindi approfittate di questo after patch, vediamo se si troverà qualcos'altro o se riuscirò a vedere qualcosa di meglio. Però voglio dire, meglio di questo, ragazzi, non c'è un cazzo, perché è abbastanza semplice. Quindi l'unica cosa che vi posso dire è sfruttate questo glitch, perché è veramente semplice. E nulla, adesso vi faccio vedere comunque il veicolo duplicato. Comunque già si vede da qui sotto, è un blu accesissimo, quindi non c'è bisogno neanche che... Eccolo qui, ragazzi, il veicolo duplicato. Vi do la conferma che questo è un veicolo duplicato, mi sbatte fuori quando esco dal veicolo. Ho la targa personalizzata, ragazzi, quindi ricordate di mettere la targa personalizzata su tutti i veicoli che duplicate. Detto questo, ragazzi, che altro aggiungere? Un saluto a tutti, non con fanculo, però un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.